Ciao amici di Pronti a Tutto, oggi facciamo un piccolo video tutorial su come andare a realizzare una efficientissima lampada ad olio utilizzando esclusivamente materiali di recupero che sicuramente abbiamo in casa in questo periodo dell'anno, ovvero le feste di Natale. Allora, sono le feste invernali di Natale e una cosa che sicuramente capita nelle case italiane in questo periodo è quello di avere delle feste con amici e parenti durante cui si mangia e si beve. Ci saranno quindi alcune cose in casa che sicuramente ci troveremo a dover prendere e buttare via. Tra queste ci saranno sicuramente i tappi dello spumante o dei vini con bollicine di varia natura. E tutta una serie di antipasti che solitamente magari in altri periodi dell'anno non ci sono, come i funghetti sott'olio, la giardiniera e altre cose di questo genere. Capita che appunto alla fine del pranzo o comunque alla fine delle feste tutte queste cose poi vengono prese, appunto raccolte e buttate via, ma un prepper, anche soltanto per fare un piccolo esercizio di ripasso, sa che in questi rifiuti ci sono delle cose che in una situazione d'emergenza possono tornare estremamente utili. Quindi andiamo a recuperare il tappo dello spumante con la gabbiettina e il vasetto del sott'olio con l'olio che è rimasto dentro, che di solito non viene mai scolato. E andiamo a vedere come con questi materiali e poche altre cose riusciamo a fare una lampada d'olio che ci permette di avere una sorgente di luce praticamente a costo zero. Prima di passare all'how-to, dobbiamo fare una piccola premessa su quello che riguarda il combustibile della nostra lampada, ovvero l'olio. Tutti i tipi di olio vegetale possono essere utilizzati per alimentare la nostra lampada ad olio, anche mescolati insieme, anche se sono già stati utilizzati in cucina per la cottura o per processi alimentari di qualsiasi genere. Cioè, tutti questi oli di risulta che solitamente vengono scolati e buttati via o che più correttamente dovrebbero essere smaltiti, possono essere tenuti, filtrati e utilizzati successivamente per andare appunto ad alimentare le nostre lampade ad olio. Potrebbe non essere una cattiva idea magari avere in un angolo della casa o comunque dove teniamo le nostre scorte anche una bottiglia di questo olio utilizzato di risulta da poter impiegare successivamente per le lampade qualora ce ne sia bisogno.
Oh, un'ultima cosa, come avrete notato e come abbiamo detto nel video, la parte di stoppino che lasciamo in immersione all'interno dell'olio è piuttosto lunga, può arrivare anche tranquillamente a 20 cm. Questo perché quando andremo a riaccendere successivamente la nostra lampada, scopriremo che la parte dello stoppino precedente è praticamente carbonizzata e si distruggerà appena verrà a contatto con qualsiasi oggetto, anche magari con la fiamma stessa o nel tentativo di andare a riaccenderla. Per questo sarà necessario andare a rialzare lo stoppino dal fondo della candela, dal fondo del galleggiante, per far rispuntare una nuova parte di cotone da poter utilizzare come stoppino. Quando tutto quanto lo stoppino sarà utilizzato, sarà necessario sostituirlo con uno nuovo. Questo è dovuto al fatto che che il cotone, nonostante non bruci completamente, è comunque consumato dall'alta temperatura e quindi carbonizza. Una volta carbonizzato diventa fragilissimo, come abbiamo visto appunto nel cotone carbonizzato da utilizzare come esca per il fuoco. Nel prossimo video proverò a presentarvi uno strumento alternativo al cotone che potrebbe non presentare questo difetto. Per adesso è tutto, ci vediamo al prossimo video. Ciao!